Buongiorno a tutti amici e bentornati. Oggi andiamo a fare una canalizzazione coi defunti. Potete scegliere il vostro mazzetto oppure potete anche ascoltare naturalmente tutte e due le varianti senza alcun problema. Abbiamo la prima variante che ha la rosa gialla e poi abbiamo la seconda variante con la rosa argento e blu. Ok? Quindi andiamo a vedere quale messaggio vuole arrivare dai nostri angeli, dai nostri defunti, per chi troverà questo video, per chi guarderà il video. Nulla è a caso e quindi oggi ho deciso di fare questo interattivo che è un po' che non faccio più. Partiamo subito quindi con la rosa gialla, con le carte napoletane come sempre. Andiamo a vedere un'anima nella luce che vuole portare un messaggio ai suoi cari. Quale messaggio vuole arrivare dalla rosa gialla? È una notizia per metterti in guardia di un qualcosa, di una bugia o di un'infedeltà che c'è accanto a te. Vediamo. Potrebbe essersi presentato di nuovo un periodo di confusione o essere ritornata la confusione nella tua vita, naturalmente. Stai aspettando un miglioramento per quel che riguarda questa situazione confusa che non capisci bene. Credo che qua ci sia una sorella, una mamma. Andiamo poi a vedere un attimino dopo le lettere e i numeri che potrebbero appartenere a questa persona. Allora. Questa donna potrebbe anche essere distante da te, nel senso che io la vedo in movimento. Sì, confermo che credo che sia una donna, però potrebbe ad esempio andare da una parte all'altra, ad esempio spostarsi con lo spirito, quindi andare da te, andare da altri parenti, andare da altre persone, la vedo in movimento, non la vedo ferma in un posto, o potrebbe proprio essere magari originaria di un altro posto, messa seppellita, diciamo, in un posto un po' distante rispetto a te. Allora, devo mettere un po' meglio le carte perché non ci stanno. Questo tavolo.
Mi appare anche un uomo adesso qui nelle carte, eh. Un uomo defunto, c'è un qualcosa con una vendita di una casa, con un trasloco, con un trasferimento, oppure un uomo che amava un luogo estero. Mi fanno vedere anche una figura maschile. Vediamo qual è il messaggio. Allora, intanto qui posso dire che questa donna ti chiede di andarla a trovare, di portargli dei fiori, ok? Chiede di andarla a trovare e di portargli dei fiori. Ti dice che ti ama immensamente. Sei stata male, sei stata sofferente, sfortunata, le cose non sono andate bene nel passato e vedo che aspetti un miglioramento. C'è molta confusione in questo momento, vedo nella tua vita. Ti devi impegnare e decidere di essere felice, di alzare le tue vibrazioni. Il pensiero, se tu ti continui a focalizzare, ti dice, se tu continui a pensare agli ostacoli, in questo modo gli ostacoli non si fermeranno. Non aiuti, a dileguarsi questi ostacoli, continuando a pensarci. C'è un qualcosa inerente a un uomo di cui tu non ti fidi e nel tuo pensiero vedo che c'è un'infedeltà o proprio ti sta mettendo in guardia di guardarti un attimino da una figura maschile per quel che riguarda comunque le finanze o degli interessi, un qualcosa a livello economico. C'è un uomo che non è molto onesto. Potrebbe essere un fratello, potrebbe essere un partner, comunque lo sai tu, è già un dubbio che hai nella mente questo uomo. È una persona comunque che parla in modo, diciamo, escogita le cose, questa persona è molto mentale e potrebbe confonderti anche mentalmente da come parla, da quello che dice. Qui c'è anche un altro uomo che ti avverte di questo. Quindi qua nella stesa sono due persone, un'energia femminile e un'energia maschile che ti avvertono della stessa cosa. L'uomo è parecchio deluso del comportamento di quest'altro uomo. L'uomo ti manda delle piume quando vuole darti delle notizie della sua presenza. Ti dice di parlare meno o di essere più presente quando cammini per la strada, perché probabilmente se stai vagando col pensiero, se stai chiacchierando con qualcuno, ci sono tante piume che tu non vedi, non le hai viste. Queste due anime, questi due spiriti, vedo che comunque ti camminano accanto e attendono con te il cambiamento. Ti dicono comunque per quel che riguarda le questioni finanziarie oppure i progetti di lavoro che tu hai nella vita, di fare tutto da sola, di stare attenta a chi ti appoggi o con chi ti confidi. È meglio la solitudine in questo caso. Potresti anche avere delle persone che, per quel che riguarda proprio le finanze, ti potrebbero mettere in qualche modo i bastoni tra le ruote o comunque ingannarti. Farti uno sgambetto, quindi soprattutto qua mi parlano di un uomo a livello lavorativo o finanziario, un uomo con cui secondo me tu potresti anche parlare, confidarti, ma non è sincero. Molto spesso queste anime cercano di
mostrarti, come ho detto prima, delle piume soprattutto mi fanno vedere qua. Delle piume o dei cuori, ma molto spesso questi messaggi da te non vengono colti, proprio perché probabilmente stai vivendo un momento un po' particolare per quel che riguarda le preoccupazioni o il mentale. Potresti essere sopraffatta magari dalle preoccupazioni o da alcuni pensieri e quindi tanti segnali non li noti nemmeno. Anche questioni legali qua potrebbero essere. Forse ti rivolgi a volte a questo uomo. Io vedo che tu ci parli con questa figura maschile. Potrebbe essere un avvocato, potrebbe essere un notaio, potrebbe essere. Potrebbe anche essere uno psicologo, per carità. Però ti mettono in guardia da questa persona. Ti dice a livello emotivo di distaccarti un po' dalle notizie, dai social, cioè ti dice di essere anche un pochino riservata. Se tu sei una persona che magari scrive tanto sui social, dice i fatti suoi, si espone a livello emotivo, ti dicono di non farlo. In questo momento non devi prendere nessuna decisione. Devi solo cercare di stare bene, ma soprattutto superare la delusione o fermare questa delusione. Hai già avuto nel passato delle situazioni, tra virgolette, di tradimento o comunque di persone poco sincere accanto a te, ma le hai superate sempre col sorriso. Devi rivolgere la tua mente alle cose che ami, alla felicità, sei consapevole del nostro legame forte, sei consapevole che siamo sempre insieme a te. Qualcuno qua a volte apparecchia la tavola e mette un bicchiere in più, un piatto in più, sbadatamente. Allora, non è un caso, naturalmente qui è come se loro in questo modo ti facessero sentire o percepire che sono presenti. Qua c'è un tavolo. Uno sgabello anche, una poltrona, uno sgabello, non so, magari hai una poltrona particolare, uno sgabello dove si sedevano spesso queste persone, queste anime, diciamo. Qui principalmente, allora qua potrebbe anche esserci un qualcosa inerente a una vendita di una casa, come ho detto prima. Una vendita di una casa o un qualcosa inerente a un trasloco o all'estero. Ti consigliano, ti chiedono di fare invece che parlare, quindi smettere di focalizzare la propria attenzione sui dubbi, sulle cose negative, rivolgersi ai nostri hobby, rivolgersi a un qualcosa che amiamo fare e cercare di agire in qualche modo, non fare solo delle parole. E ti dicono attenzione a questa persona con cui tu ti confidi, con cui tu parli, potrebbe essere un avvocato, un commercialista, un legale, eccetera, eccetera, perché non ci piace. Non ci piace, non è una persona positiva, è una persona che potrebbe in qualche modo ingannarti. Fai attenzione, leggi tutto nei minimi particolari prima di firmare, prima di procedere. Ti dicono questo, ok? Per qualcuno qui c'è anche proprio la necessità di farsi un viaggio, di allontanarsi un attimino dal lavoro e di riposarsi, di ricaricarsi a livello energetico, ok? Allora, andiamo a vedere invece i nomi, le lettere. Questa era la rosa gialla, la prima canalizzazione c'era un uomo e una donna, credo connessi tra di loro, quindi fratello e sorella, marito e moglie, nonno e nonna, eccetera, eccetera.
Allora, vediamo quali lettere e quali... Vediamo come si potevano chiamare o in quale città potevano vivere queste persone. Vediamo delle lettere, dei numeri, vediamo cosa ci vogliono fare vedere. Vabbè, abbiamo i segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, principalmente. Queste potevano essere persone originarie di un altro posto che durante la vita poi si sono spostate. Allora abbiamo, vabbè, le piume, naturalmente i cuori, come abbiamo detto prima. Abbiamo una I di Imola, una N di Nonno, una M di Michele, una C di Carlo. Potevano essere persone, qualcuno aveva le orecchie grandi. Potevano Allora, questa che cos'è? Una T di Torino. Una F di Firenze. Una G di Genova. Una O di Otranto, la E di Empoli, la U di Udine, la V di Valeria, la c'è un 62, un 26, un 62. C'era qualcuno che indossava un crocifisso nella collanina o non lo so, nel braccialetto. C'è un crocifisso qua. Qualcuno che frequentava la chiesa. Qualcuno che amava il sole. C'è qualcuno che aveva degli animali anche, eh? Sì, cavallo, mucche, pecore, non lo so, c'è qualcuno che aveva degli animali di questo genere. Quello che cos'è? C'è qualcuno che faceva il filo, c'è qualcuno che faceva l'uncinetto. Sì, il filo, mi fanno vedere un filo. Basta. 62 come numero mi fanno vedere, vabbè, naturalmente il 2 e il 6, ok? Basta. Questa era la prima canalizzazione, adesso andiamo a fare la seconda, abbiamo la rosa argento. Fatemi sapere poi nei commenti se avete riconosciuto la persona che vi ho descritto, la persona che vi ha dato questo messaggio. Allora, vediamo per la rosa argento, quindi seconda variante, secondo messaggio. Vediamo una canalizzazione per la rosa argento, un'anima in pace, un'anima di luce, un defunto che vuole mandare un messaggio ai suoi cari tramite me, un'anima in pace. È proprio in pace. C'è un'anima che non parla, il pensiero è già volatilizzato. Allora, un invito. Ah no, perché ho fatto la stesa io così? Oh mamma, aspetta che mi sono persa così, così, così e così. Ok. Abitudine. Un invito.
Stai pensando ancora molto al passato, tu che guardi il video. Qua c'è la ruota, nei tarocchi, la ruota della fortuna che gira. C'è uno switch, c'è un cambio di energia breve. Allora, anche qua stai vivendo un periodo un po' così, tu. Fanno vedere che potresti aver ricevuto un messaggio, un documento, una lettera che ti ha disgustato e potresti evitare le uscite, gli inviti, trascurarti anche un po', purtroppo. Potresti essere in una fase un po'. Allora, vediamo chi ci abbiamo qui. Chi abbiamo qui? Qui forse mi facevano vedere che era una persona passato. Forse una donna morta da tantissimo tempo. Vedo che come se si fosse già sgretolato un po' il pensiero. Le memorie, ha già fatto un bel percorso, quindi penso che sia già passato un po' di tempo, eh. Vediamo un attimo. Allora, ma qua principalmente c'è una donna che è mancata tantissimo tempo fa. Potrebbe anche essere non per forza una mamma, ma potrebbe essere un'amica, una zia, eccetera, eccetera, eh. Non la vedo proprio. Potrebbe per tanti non essere nemmeno proprio parente. Principalmente mi fanno vedere questa energia femminile molto forte come persona, come aveva anche un'energia maschile, quindi era una donna con le bip, ok? Quindi qua è mancata tantissimo tempo fa. Ti osserva e naturalmente sta in silenzio. Lei ti fa vedere le monete. Sì, potresti trovare i centesimi per terra, le monete anche gialle, eh? Rosse e gialle qua mi fanno vedere. Centesimi e 10, 50, questi qua. Ok. Allora ti manda un invito. Io credo che qua. Io non so. Ci sono anche i cuori, qua. Ti manda un cuore. Poteva essere una donna che usava il rossetto rosso, poteva essere una donna che amava il vino rosso, oppure sei tu che ogni tanto ti piace bere magari un bicchiere di vino rosso. È come se ti offrisse qualcosa, una rosa rossa, un cuore rosso, un bicchiere di vino rosso, c'è un qualcosa di rosso che lei ti sta offrendo. Mi fanno vedere questo. Ti dice che tra di voi comunque allora qui è una guerriera, qua era una guerriera, è una donna che ha combattuto tanto nella vita. Ti sta aiutando, c'è un legame forte, o c'è stato comunque un legame forte tra di voi che sì, è vero, si è fermato perché nel materiale si è fermato, ma lei ti dice che ti guarda, cioè proprio ti guarda sempre, ti dà l'annuncio, diciamo, di un miglioramento per quel che riguarda le finanze, il lavoro, o comunque un miglioramento, ti parla di un miglioramento in generale nella tua vita, di un nuovo inizio. Ti dice non cadere in vibrazioni basse, a volte sei svogliata, a volte ritorni a essere inconcludente, a volte sei insicura, non sai gestire le cose. E a volte hai problemi con delle figure maschili. O hai problemi col maschile, potrebbe essere un partner, potrebbe essere un fratello, un marito, un padre. Però ti dice non andare nel circolo lì del non muoversi, essere indecise, essere pentirsi delle scelte che si fanno, sii sicura di te stessa. E
Io ti annuncio un miglioramento, anche tu sei una guerriera come me. Rialzati, quindi se sei un attimo inciampata, rialzati, ti dice. Io ti voglio vedere in mezzo alla gente, come eri nel passato, come eri una volta. Tu hai la capacità anche dell'imprenditore. Hai la capacità del business, tu sei capace di aiutare più persone e tu lo sai perché nel passato hai camminato per aiutare altre persone. Potresti essere una persona che aveva un negozio, potresti essere una persona che magari, che ne so, faceva l'infermiera, aiutava la gente, volontariato o non so, tante cose. Ecco, hai fatto un'azione dove nel passato hai fatto un cammino da sola, ma è andato bene. Perché in primis, anche se ci sono state anche nel passato, vedo per te dei problemi, comunque ce l'hai sempre fatta. Con amore, mi fanno vedere. Non colpevolizzarti per quel che riguarda le decisioni che hai preso nel passato. Ormai il passato è andato, basta, lascialo andare. Non te lo portare addosso, non devi essere unita ancora oggi a questo passato, allontanalo, quel che è stato è stato. Io, beh, qui potrebbero essere due situazioni. Se qualcuno è andato via, sappi che ricomincerà una nuova vita. È questa la situazione che mi fanno vedere, nel senso che è come se ci fosse qualcuno che sta arrivando da te. Mi fanno vedere questo. Sta arrivando magari un nuovo lavoro, se sei a casa non lavori. Sta arrivando un nuovo partner a raggiungerti nella tua casa o nel tuo posto di lavoro anche, perché no? Se da poco, magari una relazione finita, è come se ci fosse un qualcuno che ti sta raggiungendo. Mi fa vedere questo, questa donna, qui è una donna. Segni di fuoco principalmente, eh? Una donna con un bel carattere, eh? Una donna che gli giravano anche spesso. Cioè, una donna che non le mandava a dire le cose, eh? Proprio una guerriera, mi fanno vedere qui. Io posso vedere una persona qui in questa stesa per quel che riguarda me. Allora, vediamo un po'. Devi credere nei tuoi progetti, devi credere nel tuo cammino, devi proseguire a testa alta nel tuo cammino. Hai una delusione a livello emotivo, c'è un qualcosa che comunque ti ha deluso, lo so. Ti ripeto che la ruota sta iniziando a girare. C'è una notizia e la notizia è ritornerà al cambiamento in positivo. Potrebbero esserci dei dubbi nel campo sentimentale per te. O con la figura maschile mi fanno vedere. Io aspetto il miglioramento insieme a te. Anche qui c'è un tavolo e anche qui ci sono persone che. Invece qua ti dice, a volte, magari per Natale si usa farlo, no? Puoi apparecchiare la tavola pensando che io, anche se sono assente, sono ancora con voi, con la famiglia, il giorno di Natale, ad esempio. Delle piccole attenzioni fanno piacere a questa donna. Accendigli una candelina bianca se puoi. Accendigli dice,
Eccolo lì. Ti dice? Allora, qui c'è un uomo che potrebbe essere mancato da poco e non ha ancora raggiunto la luce. Non ha ancora raggiunto la luce perché probabilmente è mancato da poco. Però sappi che si sta purificando. Sta abbandonando gli ostacoli della vita terrena. Ok? Questo uomo che è mancato da poco aspetta di poterti affiancare nella tua vita insieme a questa donna, ok? Dopo la fase di purificazione, vedo che è quasi asceso, vedo che è quasi ha quasi compiuto il passaggio, ma è nel vortice, come si dice, non è fermo, non è bloccato in questa dimensione. Si sta purificando, mi fanno vedere, ok? Quindi qua c'è una donna morta da tempo e c'è un uomo morto da poco. Questo uomo comunque a volte è ancora sta avendo un nuovo inizio e a volte è ancora un po' attaccato alla materialità, alla terra, proprio perché è morto da poco, ok? Allora, ti dice di abbandonare tutti i pensieri negativi del mentale. Smettere di rivivere certi ricordi, smettere di vedere i ricordi, il passato nella tua mente, basta. Uomo che è morto da poco non vuole vederti delusa, non vuole vederti stare male. Non si sente più solo, non si sente più solo, ok? Gli dispiace non poterti parlare. Andiamo a vedere i segni. Allora, i segni dell'uomo erano Toro, Vergine, Capricorno, la donna apparteneva principalmente ai segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ok? E abbiamo l'uomo poteva essere anche Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Andiamo a vedere i numeri. Sono cadute, ecco, sono già cadute tre. Vediamo un po'. Allora, abbiamo detto le monetine, ancora mi confermano. Abbiamo una S di Simone, una T di Torino, una C di Como. Abbiamo qualcuno magari. Abbiamo una O di Otranto. Qualcuno amava i girasoli, a qualcuno amava la musica, aveva degli animali domestici, aveva un orto, un terreno o amava coltivare i pomodori, eccetera, eccetera. 32. Cinquantatré. 25, 52, questi sono un po' i numeri che mi fanno vedere le carte qua. Allora, qualcuno amava le piante, i fiori, la coltivazione, tutte queste cose qua, o viveva magari. Allora, qualcuno qua, dei defunti, era anche sensitivo, eh? Ok? Perché qui c'è l'annunciazione. Qualcuno ha annunciato qualcosa che poi ha predetto. Ok?
Questo c'è in questa stesa, eh. Una F di Firenze, una G di Gatto, una E di Empoli. Qualcuno aveva il naso a patata. Una N di Napoli. La U di Udine. Ah, adesso mi è venuto, nella stesa di prima io ho dimenticato di dire la J di Jessica, però mi è venuto adesso, lo dico adesso, scusatemi. Non in questa, ma in quella di prima, l'ho vista e non l'ho detto. Qua c'è la I di Ilenia, la I, quella lunga, Ilenia. Basta. Direi che... Qualcuno aveva un anello con un serpente. O tu hai un anello con un serpente o un braccialetto fatto col serpente, quelli che non si agganciano del tutto. Ok. Una D di Davide ancora. Queste sono le lettere e tutto quello che ho potuto vedere. Ok? Io vi abbraccio, fatemi sapere nei commenti naturalmente se il messaggio è arrivato a qualcuno, a me il messaggio è arrivato. E a presto, buon proseguimento a tutti, Luce.